Ah, fino ad ora è il mio ritiro estivo che è volato di più, nel senso che abbiamo lavorato bene, abbiamo lavorato tanto, ma è anche stato piacevole perché qui ci siamo trovati davvero bene, la gente è stata molto accogliente sia in albergo che qua al campo, tutte le strutture che abbiamo che ci hanno accolto sono state molto positive nei nostri confronti, sia nel modo di porsi che nel modo di appunto di accoglierci, quindi siamo davvero soddisfatti di questo ritiro e ci tengo, penso a nome di tutti, a ringraziare la gente di Peio. Adesso riparto con grandissimo entusiasmo. L'anno scorso purtroppo ho avuto questo infortunio che mi ha penalizzato al terzo allenamento praticamente rosso-blu, quindi tutto quello che ho accumulato dall'anno scorso fino a quest'estate adesso lo sto mettendo negli allenamenti sul campo e sono molto, molto carico per la nuova stagione. Non ho aspettative, la mia unica aspettativa è migliorare giorno dopo giorno e dimostrare che posso meritarmi una maglia da titolare. Dal primo giorno di ritiro il mister mi ha dato fiducia in quel ruolo, mi hanno detto che mi vede molto bene sull'esterno. Io ho fatto l'esterno alto, sono spostato praticamente di 10 metri in questo ruolo. Sto lavorando duro per fare i miei tutti gli automatismi difensivi, però sono convinto di poterlo fare ed è un'opportunità che voglio cogliere al volo. Sono davvero soddisfatto perché, a parte il fatto che è bello partire con un gruppo consolidato dove praticamente quasi tutti si conoscono già dalla stagione precedente, e poi vedo che c'è davvero una bella bello entusiasmo tra di noi, siamo molto uniti, siamo sempre pronti a scherzare e quando c'è da lavorare lavoriamo duro, quindi sì, è davvero, si lavora bene e il gruppo è positivo. È bello vederlo crescere perché ovviamente l'abbiamo visto da zero e adesso pian piano nei video, nelle foto lo stiamo vedendo crescere ed è molto, molto bello, è stimolante anche l'idea che fra poco più di un mese probabilmente giocheremo lì dentro e già il Sant'Elia è stato il nostro fortino l'anno scorso, quest'anno il Sardegna Arena sarà probabilmente ancora di più un campo di battaglia dove noi dove portare via punti dovrà essere un'impresa e non una cosa semplice.